Giovanni, dimmi. Ma il tallone lo posso mettere comodo quando sono sulla pedana in piedi? Cosa deve stare basso comodo? O deve stare allineato? Facciamo un ripasso, scendete dalla moto. Allora, io sono contento di quest'uscita. No, vi spiego perché. Perché abbiamo toccato il fondo. No. Perché esce fuori tutto. Esce fuori tutto, il la bene e il di, meglio. Di porcheria che ma c'è. Ma al di là di come andrà, ti conviene staccarti un po' la visiera così si asciuga. E vi farà di un bene quest'uscita. A livello proprio di sensibilità, al di là se vi sgrido che fate le cagate, ma la cagata che fate comunque la fate in una condizione di merda, quindi vi trasmette sempre più esperienza, più sensibilità. Poi la moto, vedrete che dopo questa uscita sarà sempre più facile da guidare su strada, in due, nel parcheggio del supermercato. Allora, ripasso. Pierluigi, un nome a caso. Se ti metti così, guarda, mettiti lì. Se ti metti così, è una posizione innaturale. Ti stanchi perché c'hai sto peso sul serbatoio, il corpo spostato in avanti, i piedi che devono tenere tutto il mio peso, oltre le sollecitazioni della moto, e poi non hai controllo perché stai sul manubrio. Ogni tanto che ti rendi conto fai questa cosa, vai indietro, ma vai indietro con la schiena e ti aggrappi al manubrio perché non hai la forza, guarda, non ce l'hai la forza di tenerti. La posizione corretta, un po' più avanti sulle pedane, non devi sentire. Un po' più avanti devo andare? Allora, mentre vai, io non è che riesco a vederti ogni metro. Tu non devi sentire questo nervo che ti tira. Quindi avanzo poco poco sulla pedana. Se senti che ti tira, è perché stai troppo indietro. Ok. O sei troppo in avanti con le ginocchia. Ok? Deve stare il metatarso sulla pedana, del piede ovviamente, il metatarso un filo più indietro, in maniera tale che senti la moto, perché il metatarso, no, dopo un po' ti fa male. E che sto anche poco poco comodo, no? Ti metti un po' più comodo, un filo più indietro, in maniera tale che c'hai i comandi pronti, piedi paralleli, poi ipoteticamente le ginocchia sopra il tallone, ginocchia sopra il tallone, lui la posizione la fa bene. Ma perché io tengo le sto molto sulle punte. Devo andare, stai così. Devo mettermi un poco più comodo già col piede. Stai così, non pensare ai piedi. Stai così, è proprio sbagliato fin dall'inizio che continua a dirtelo. Indietreggia, le ginocchia non sul serbatoio, sulla sella. Si dice mettiti sul serbatoio, ma ci sono moto che il serbatoio ce l'hanno dietro, quindi non è che ti puoi mettere dietro. Si intende, ovviamente anche questo è il serbatoio, ma al di là di che cosa si intende, tu ti devi mettere ipoteticamente con le ginocchia all'altezza dei talloni e ti metti così. Il manubrio non ti devi aggrappare perché ti devi tenere con le gambe. Più la situazione si fa complicata, i talloni possono stare un po' più bassi. Allora, i talloni, diciamo che adesso sono un po' appoggiato che te lo sto spiegando, ma mentre vai è difficile che stai così. Mentre vai devi stare in una posizione attiva, anche perché sono le gambe che ti tengono sopra. Se tu ti stringi sulla moto non starai mai così, ma starai sempre così perché ti stringi con le ginocchia. I manubri, visto che io non lo tocco, non ti devi aggrappare. Se stai così e poi vai indietro ti aggrappi ed è una posizione che non ti permette di fare nulla oltre che stancarti tantissimo. Devi trovare una posizione naturale che ti permette di farti 200 km in piedi. Se ti metti così, alla fine di questa mattinata tu starai morto e magari pure coi dolori, capito? Così, guarda l'orizzonte, quando serve che aumenta la velocità,
ma sempre con le gambe mi tengo, non tiro sul manubrio. Tiro sul manubrio quando devo, magari con un colpetto di frizione devo alzare la moto per saltare un ostacolo, allora mi tiro la moto verso il petto, ma non tiro il manubrio sempre, sempre con le gambe, ok? Devo frenare? Freno. Devo accelerare? Devo scaricare la potenza? Solo in quel caso avanzo, ma avanzo in una maniera corretta. Se stai così non avanzi, ti appesantisci solo sul manubrio. Quando si intende avanzi, avanzi, il manubrio non lo pensi, sempre leggero, perché sono le gambe che ti tengono. Ricordati sempre, quando sei in piedi dici, cazzo, le ginocchia sui talloni, indietreggi, ma non così, indietreggi tutto. Vedi che la moto si sposta? La moto deve essere leggera davanti, si appesantisce solo nello stretto, si appesantisce ma sempre con le gambe, perché devo, no, destreggiarmi tra i paletti, tra gli alberi. Ma mi sto destreggiando, sto andando piano, sto controllando la situazione. Aumenta la velocità? Gambe. Ok? Dai. Esatto, si deve indietreggiare perché aumenta la velocità. Indietreggia e aumenta la velocità. Guarda oltre me, sempre, lo sguardo oltre me. Allora io così la devo tenere. Oh, lascia il manubrio in quella posizione, lascialo. Hai visto che ti tieni? Io ti sto, guarda, con le gambe non ti sto tenendo, ti sto tenendo con due dita. Se tu noti, quando la moto si sposta, premi dal lato opposto per non... Io non ti sto più tenendo, eh. No, ma non sto facendo niente. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, guardalo, guardalo. Non lo sto tenendo con le gambe, eh? Rimani così, indietreggia. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Sfiora la sella col culo dietro, vai, 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 vai. Vabbè, non ti devi stancare, ti puoi tenere, ok. Avanza, avanza, avanza. Allora, guarda l'orizzonte sempre, sempre all'orizzonte. Guarda quanto lo sto tenendo, con due dita. Le gambe non lo stanno tenendo, eh. Bravissimo, bravissimo, basta, riposati, va. Sono le gambe che fanno tutto. Prova tu con la tua. È più una cosa mia che, siccome è un patatone, lo devo tenere. Guarda me. E sposta sta moto, dai, dai. Vieni qua. Dai. Ok, buona. Mettiti in piedi sulle pedane. Che è sta cosa? Non ti fissare sul manubrio. Vai, mettiti in piedi. Già ti sto tenendo. Ma la bastarda pesa. No, la bastarda non pesa. Guarda come ce l'hai piegata, guarda. Questa è più bassa della sua. Ma se io carico qua? Sali sulle pedane, dinamico. Oh, minchia, non l'ho sentita. Bravo. Oh, adesso le ginocchia, già non ti sto tenendo, le ginocchia ce le hai sui talloni? Tu che dici? Non lo so, non li vedo. Tu che dici? No, non di dire niente. No, non ti dico niente, guarda sotto. Mettiti in posizione corretta, avverti col corpo la posizione corretta. Oh, non mi guardare negli occhi che sennò mi viene voglia di baciarti. Vai che c'è il casco. Piega i gomiti. Vai, piega i gomiti, non ti spaventare. Ok. Se ti stai stancando, c'è qualcosa che non va. Ho visto lui quanto è rimasto. No, vabbè che lui è allenato. Ora, guarda all'orizzonte. E ci sei tu. Che ci sei tu. E indietreggia col sedere. Vai indietro. Rivina avanti. Facciamo il suo stesso esercizio. Allora, così dritto non mi piace. Mai dritto. Impalato. Se pigli una botta con le ginocchia dritta, bababon, ti risuona per tutta la spina dorsale. Piega le gambe, ginocchia sui talloni. Non in avanti. Ginocchio sui talloni.
piega, genufletti le gambe, ok, piega sti gomiti, ok. E Luigi, forse se tieni i piedi un po' più paralleli ti è più facilitato. Ti stai facendo correggere, ti stai facendo correggere quella cosa, continua a dirla, piedi paralleli. Hai visto che ti stai tenendo la moto da solo? Che ne stai accorgendo che non sto facendo niente? Ora, senza... no, rilassa. Trova il punto di equilibrio e lascia le mani, dai, lascia ste mani, lascia. Bravo, ok. Senza mani, indietreggia col sedere, vai. Oh, questa è la posizione, questa. Bravissimo. Questa. Ok. Io sto facendo, guarda, le gambe non ce le ho, ti sto giusto un attimino aiutando, però a volte proprio ti potrei lasciare. Non guardare di là, guarda all'orizzonte, controlla. E davanti invece? Davanti cosa? Non ti appesantire qua. Per avanzare avanza con le gambe. Ok, stai avanzando, basta, va bene. Ci sei. Basta, non la fa più sta cosa. Che è sta cacata. Guarda che sei tutto storto. Non devi spostarti tu, devi spostare la moto. Con la gamba devi spostarla. Premi sulla pedana e raddrizzati. Beh, voglio scendere. E scendi. Oh, sta discesa però non mi piace. Discesa morbida. Ah. Se ti abitui, troverai una posizione di comfort. Perché quella è una posizione di rilassamento. Perché se abbiamo tanta strada così, se stai seduto, tutte queste buche te le prendi sulla schiena. Se c'è una buca un po' più vroom, rischi proprio di essere sbalzato. Superatemi. In fondo a destra e poi c'è l'asfalto e vi faccio strada io. Prego.